Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Vince. Oggi abbiamo il Mavic Mini perché andiamo a provare Active Track e foto panoramiche sulla app Lici. Infatti sono riuscito ad avere accesso alla beta di Lici, che ha rilasciato questo aggiornamento per il DJI Mavic Mini. Quindi non è ancora uscito, non allarmatevi, non esiste ancora sugli store ufficiali, ma grazie al programma da beta test sono riuscito ad averla in anteprima. Tutti voi potete farne la richiesta, basta andare sul sito di Lici e andare nella sezione diventa beta tester. Io l'ho richiesta per iOS, eccola qui, l'andiamo subito a testare fuori. Un video abbastanza veloce solo per vedere, ovviamente in fase di beta, come sta andando l'Active Track, se in effetti è stato aggiunto, se sono state aggiunte fotografie in formato RAW, ma soprattutto sono curioso di vedere se le panoramiche funzionano su questo piccolo drone di casa DJI. Ma andiamo fuori, andiamo subito a vedere quindi in app cosa sta accadendo. Ok, siamo arrivati alla location, quindi adesso tiriamo fuori il Mavic Mini, impostiamo Lici e vediamo un po' cosa succede e soprattutto se questo drone ci insegue veramente oppure no. Ok, stiamo guardando un attimo l'applicazione Lici, siamo decollati quindi con il nostro drone, andiamo a scegliere la modalità track ovviamente e proviamo a trackarci. Ho notato però subito che sullo schermo, come state vedendo, va solamente su e giù e non mi dà la possibilità di selezionare un oggetto per il tracciamento, quindi di qualche oggetto, in questo caso me stesso. Possiamo però andare a scegliere la qualità del tracciamento e vari altri parametri. Ho provato a cambiare delle impostazioni ma nulla, in pratica non riesco a farmi tracciare dal drone, perché se io spingo il dito sullo schermo su e giù per fare il classico quadratino, riconosce il tocco come se fosse la rotazione del gimbal, quindi una cosa in questo momento totalmente inutile. Andiamo invece a provare le foto panoramiche, andiamo in pano e andiamo a scegliere la larghezza della foto. In questo caso voglio 180 gradi, colonne lasciamo 8 e così via. Mi sta avvisando che il velivolo è a bassa quota, però gli do l'ok e comincia a fare le varie foto panoramiche. Ecco praticamente il Mini che sta facendo tutte le sue foto, quindi sta ruotando praticamente in automatico da solo per creare poi la foto panoramica. Una volta che il drone va ad unire tutte le foto, ecco comunque il risultato, è la prima foto panoramica fatta con Mavic Mini e Lici completamente in automatico. Ho provato quindi l'app Lici, le foto panoramiche vengono, le foto panoramiche quindi le possiamo scegliere se farle 180, 360, insomma le impostazioni possiamo dargliele noi, ma questo lo vedremo più approfonditamente in un video quando uscirà la versione definitiva di Lici. Esiste la funzione Active Track, anche perché l'ho visto in altri video di altri youtuber, è presente qui nell'applicazione, quindi si vede, però io non riesco ad attivarla. Non so se è ovviamente un bug ancora presente per la versione beta, ci proverò comunque un'altra volta e vedremo quindi come funziona questo benedetto Active Track, che veramente tanti di voi mi stanno chiedendo informazioni. Comunque restate sul mio canale, iscrivetevi al mio canale YouTube e ovviamente al mio Instagram VinceTech e speriamo che il prossimo sarà proprio sulla gestione dell'Active Track. Ciao ragazzi!